Al di alla prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Siracusa. Prima seduta stamane dell'assise cittadina che è stata convocata presso l'aula consigliare Elio Vittorini di Palazzo del Senato. Il Consiglio Comunale è stato presieduto dal consigliere anziano per voti Giovanni Boscarino. Ecco la suddivisione in consiglio. 2 seggi vanno alla lista Lealtà e Condivisione, Carlo Gradenigo e Giuseppe Ansaldi. 5 seggi a Progetto Siracusa, Michele Mangiafico, Curzio Lo Curzio, Simone Ricupero, Cetti Vince ed Ezechia Paolo Reale. 4 seggi a Cantiere Siracusa, Sergio Bonafede, Giuseppe Impallomeni, Chiara Cantri, Antonio Trimarchi. 2 seggi vanno alla lista Amo Siracusa, Gaetano Favara e Carlos Torres. 2 seggi a Siracusa Futura, PD, Carmelo Lamese e Andrea Buccheri. 4 seggi sono stati attribuiti a Forza Italia per Siracusa, Giovanni Boscarino, Federica Barbagallo, Alessandro Di Mauro e Ferdinando Messina. 5 invece i seggi attribuiti dalla Commissione Elettorale Movimento 5 Stelle, Roberto Trigilio, Moena Scala, Francesco Burgo e Silvia Rossonello. 3 consiglieri comunali, prende la lista Siracusa Vinciullo, Fabio Lotta, Salvo Castagnino e Mauro Basile. 3 seggi anche per Fuori Sistema, Vincenzo Pantano, Laura Spataro e Francesco Zappalà. 2 seggi invece ha preso la lista Siracusa 2023, Michele Bonomo e Costantino Muccia. Quindi in totale 18 seggi hanno ottenuto le liste che hanno appoggiato la candidatura a sindaco di Zicchia Reale, 5 seggi il Movimento 5 Stelle, 9 consiglieri comunali d'appannaggio del sindaco eletto Francesco Italia. Tra le curiosità sono 7 consiglieri comunali che hanno ottenuto la riconferma, Alota Castagnino, Zappalà, Vinci, Catera, Impellomene e Favara, altrettante le donne in aula, Catera, Spataro, Scala, Barbagallo, Lamesa, Russonello e Vinci. Ritorno in consiglio comunale per Messina, Mangiafico, Bonafede e Basile, 2 i figli d'arti, Alessandro Di Mauro e Giovanni Boscarino.